Ciao, oggi si è aperta una grande opportunità per chi abita in immobili con due o cinque unità oppure in contesti plurifamiliari. Te ne parlerò subito dopo la sigla. Ciao, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a trasformare le loro case in 100% elettriche, quindi togliendo il contatore del gas, che in questo periodo sicuramente fa molto comodo. Ormai tutti conoscono il Superbonus, sta finendo l'opportunità per le ville unifamiliari perché il 31 dicembre 2022 è dietro l'angolo, ma oggi ti voglio parlare di una grande opportunità grazie alla collaborazione che abbiamo fatto tempo fa, anni fa, con 0CO2. Si tratta della possibilità di trasformare il tuo appartamento in 100% elettrico se abiti in contesti immobiliari dalle 2 alle 5 unità, quindi in piccoli condomini oppure in contesti plurifamiliari. Infatti, A0CO2 ha messo a disposizione ben 21 interventi per aiutare le famiglie a trasformare la loro casa in 100% elettrica. Ovviamente devono esserci alcuni requisiti, perché non tutti i contesti immobiliari con più unità possono avere accesso a questa grande opportunità. Allora, alcuni requisiti fondamentali sono il tetto, che deve essere in comune tra più unità immobiliari, oppure un impianto centralizzato, oppure l'ingresso principale in comune con le altre unità. Ecco, se hai almeno una di questi tre requisiti, sicuramente hai possibilità per accedere a questo bonus. Un altro vincolo è che questi interventi possono essere fatti solo in 5 province italiane. Tutto questo comunque lo trovi scritto nel link qui sotto. Troverai le informazioni, troverai i casi specifici e capirai se il tuo contesto può essere idoneo per un intervento del genere. Ecco, sai che grazie a questa opportunità c'è anche tutto il 2023 per poter eseguire i lavori. E che tipo di lavori? Beh, lavori di isolamento del tetto, lavori di trasformazione dell'impianto termico da combustibile fossile a impianto completamente elettrico con pompa di calore e realizzazione anche di un impianto fotovoltaico. Il tempo però è un altro fattore critico, perché è vero che abbiamo anche tutto il 2023 per realizzare questi lavori, ma come ben sai, la burocrazia è veramente tanta e i tempi per presentare i progetti, per realizzarli e poi per ordinare i materiali e quant'altro sono veramente lunghi. Quindi, se tu rientri in questi casi e andando nel link troverai più specifiche, affrettati perché avendo a disposizione solo 21 interventi, chi arriva prima prende il posto. Beh, in questi mesi avrai avuto modo di leggere, di sentire, di chiacchierare con i tuoi amici e avrai capito quanto difficile è il Superbonus e quanto è importante affidarsi ad aziende serie e solide, perché avere la possibilità poi di avere un interlocutore anche nei prossimi anni, in seguito magari a controlli, piuttosto che anche dal punto di vista tecnico, che le cose funzionano, è fondamentale. Ecco, per questo oggi mi sono sentito di fare questo video, perché la collaborazione con A0CO2 ormai pluriennale ci ha dato possibilità di constatare che è un'azienda veramente seria e ci sono delle persone serie che poi ti possono seguire in qualsiasi momento. Adesso invece andiamo in cantiere e ti faccio vedere un esempio. Questa è una famiglia, anzi sono più famiglie che hanno usufruito di questa opportunità perché erano 25 le possibilità di intervento, siamo già arrivate a 21, e in modo da capire anche tu se puoi rientrare e rispecchiarti in questo contesto. Bene, andiamo! Bene, eccoci qui in cantiere allora. Beh, intanto ringrazio ancora 0CO2 di questa grande opportunità per queste famiglie che vorranno partecipare e vorranno trasformare la loro casa. Qui siamo di fronte a 4 appartamenti, quindi un piccolo condominio. Ma quali sono i requisiti che ha permesso a questo edificio di poter rientrare al Superbonus? Beh, il tetto in comune. Infatti qui abbiamo il tetto in comune per i 4 appartamenti. E così rientra nel piccolo condominio e c'è la possibilità fino a fine 2023 di poter eseguire i lavori. Cosa è stato messo in programma? Beh, intanto l'insufflaggio del tetto, quindi l'isolamento del tetto, che a seconda dei casi viene fatto l'insufflaggio nel sottotetto oppure rifatto completamente il tetto. Qui ovviamente bisogna valutare cantiere per cantiere. Poi è stato progettato e sarà realizzato un impianto fotovoltaico con un sistema di accumulo e resi indipendenti, già lo sono, gli impianti termici, ma adesso vanno con combustibile fossile e saranno invece impianti di riscaldamento completamente elettrici con una pompa di calore professionale.
se avessi un impianto centralizzato, beh, rimane l'impianto centralizzato, però completamente elettrico. Poi, come ultimo intervento, vengono sostituiti gli infissi. Anche qui, se c'è la necessità, perché se sono infissi recenti è inutile sostituirli con il super bonus, mentre come in questo caso gli infissi erano piuttosto datati, vengono completamente sostituiti. Beh, che dire, allora affrettati, vai nel link che trovi nella descrizione qui sotto per fare la tua preanalisi e capire se hai i requisiti per accedere. Se hai anche tu intenzione di trasformare il tuo appartamento in 100% elettrico, come hanno fatto queste famiglie, beh, affrettati, perché c'è poco tempo e il 2023 è qui alle porte. Comunque, al termine dei lavori, verremo di nuovo in cantiere per capire cosa è stato realizzato e sentire le impressioni delle famiglie. A presto!